Salve il risultato. L'Aquila dunque tiene il passo della capolista Perugia, regolando con il punteggio di 2-1 il Fano. Il servizio è di Ciro Venerato. Secondo successo consecutivo per l'Aquila, che chiude il girone di andata al secondo posto. Assenze importanti per entrambe le squadre. Ianni lamenta le squalifiche di Piccioni e Carcione, il Fano quelle di Antonioli e Mucciarelli. Meglio i marchigiani nella prima frazione, caratterizzata al 16° dalle proteste di Colussi, che reclama un penalty. Rimedia invece solo un giallo per simulazione. Al 24° Morante non capitalizza meglio l'assist dello sgusciante Marolda. Al 35° è Testa ad evitare il peggio proprio su Marolda, stornando in corner. L'Aquila non pervenuta. Ad inizio ripresa protesta il Fano, reclama per una spinta in area di rigore di Capitan Garaffoni. Al 5° nuovo errore di Morante, che sparacchia alto da posizione invitante. La gara cambia volto al 9° corner di Pianese, respinta corta della difesa che favorisce lo shoot di destro del giovane Agnello. Al 10° Ianni getta nella mischia Petrella, scelta felice. Innesta le marce alte l'11 abruzzese, Prizio sfiora il raddoppio al 15°, Campinotti sfornano Arabesco, tacco destro verso il sinistro, fendente da manuale. Dilagano i rossoblù che lambiscono la marcatura prima con Improta e successivamente con Capparella. Il gol è nell'aria ed arriva al 24° ancora con Agnello, che in aria brucia tutti, 2-0. Il Fano riapre il match a 5 minuti dal termine con Zebi. Bellissimo il suo sinistro, la sfera termina sotto l'incrocio. Nei minuti di recupero Morante, in posizione dubbia, fallisce il pareggio, termina a lato il suo diagonale. E adesso andiamo a vedere anche le immagini salienti della gara fra Giulianova e Catanzaro, terminata con il punteggio di 1-1. Una gara dominata pressoché interamente dai giallorossi, che subito al 3° minuto, lo stiamo per vedere, hanno una buona occasione per passare in vantaggio con Morga, che scalda subito le mani al portiere ospite. Al 25° questa punizione di D'Alessandro, Zoppetti svetta su tutti, Sirignano salva sulla linea, portiere battuto. Al 38° l'unica occasione del primo tempo per i calabresi, Merletti è miracoloso su Gigliotti, lanciato a rete, poi Masini viene fermato in calcio d'angolo dalla difesa giallorossa. Nel secondo tempo ancora la difesa calabrese si salva sulla linea, stavolta sul colpo di testa di Morga. Al 38° il capolavoro di Carbonaro, che è entrato a partita iniziata, si libera di un paio di difensori e lascia partire una rasoiata sulla quale nessun portiere potrebbe arrivare. Poi 4 minuti dopo una mischia furibonda si accende nell'area giugliese ed è Maisto ad indovinare l'angolo e a riportare il match sul definitivo risultato di 1-1. Scendiamo anche di categoria andando a vedere i risultati del campionato di Serie D.